cominciato a giocare a scacchi quando avevo 7 anni e da lì è stato amore a prima vista. Da subito ho capito che sarei voluto diventare grande maestro, ovvero il titolo più grande che abbiamo nel nostro gioco. Devi avere delle capacità analitiche, devi avere delle capacità logiche, dove bisogna leggere il linguaggio del corpo dell'avversario, bisogna capire dei piccoli comportamenti. Pensare alla mossa successiva del tuo avversario è fondamentale nel nostro gioco. Generalmente siamo capaci di poter calcolare anche 15-20 mosse nella strategia del nostro avversario o della partita in generale. Dal punto di vista analitico possiamo essere in grado di calcolare un'intera partita mentalmente e visualizzarla senza troppi problemi. A volte puoi pensare di sapere dove la partita andrà a finire, ma può sempre succedere qualcosa di improvviso e devi adattarti alla situazione, cambiare completamente strategia. Per un esterno la partita di scacchi potrebbe sembrare semplicemente due giocatori che muovono i pezzi. Per me è una battaglia senza eguali.